Nessuno viene al mondo per sua scelta. Non è questione di buona volontà. Non per meriti si nasce e non per colpa. Non è un peccato che poi si sconterà. Combatte ognuno come ne è capace. Chi cerca nel suo cuore non si sbaglia. Hai voglia di dire che si vuole pace. Noi stessi siamo il campo di battaglia. La vita è un dono, legato a un respiro. Dovrebbe ringraziare chi si sente vivo. Ogni emozione che ancora ci sorprende. L'amore è sempre diverso che la ragione non comprende. Siete all'ascolto di Radio Mater, l'augurio di una buona permanenza sulle nostre frequenze. Va ora in onda Accogliamo la vita, a cura del dottor Giorgio Gibertini, presidente del Centro di Aiuto alla Vita di Roma. Il tema di questa serata sarà Solidali per la vita. Buon ascolto. Ciò che vale veramente, che toglie il sonno e dà felicità, si impara presto che non costa niente, non si può vendere, né mai si comprerà. Bentrovati amiche ed amici di Radio Mater, bentrovati amiche ed amici di Accogliamo la Vita. Proprio a due giorni dalla 37esima giornata per la vita, lo ricordiamo subito, lo ricorderemo come sempre per tutta la puntata. La giornata per la vita fu indetta appunto 37 anni fa dalla Chiesa Cattolica Italiana, quando di fronte a tutta la battaglia che poi portò alla famigerata legge sull'aborto, legge 194 del 78, la Chiesa disse: noi non ci rassegniamo e non ci rassegneremo mai. Ed è un po' questo spirito che ha condotto tutta la mia vita di pro-life, quella di chi ci verrà a trovare, a far compagnia questa sera sicuramente, perché non bisogna mai rassegnarsi all'aborto, mai. E allora la Chiesa italiana, è una giornata proprio della Chiesa italiana, domenica, sabato e domenica in tutte le parrocchie dovreste festeggiare la giornata per la vita, quindi controllate fuori della chiesa vostra prima di entrare se ci sono banchetti che ricordano questo o se preghiere particolari, ricordatelo al vostro parroco, perché la Chiesa non si rassegna e non si rassegnerà mai all'aborto, e noi con loro. Il tema quest'anno, come ha annunciato la nostra Elisabetta Regia, è Solidali per la vita. Come da consuetudine, chi mi segue ormai da qualche anno, è mia abitudine leggere il messaggio per poi commentarlo assieme. Chiedo un po' di pazienza subito alla nostra ospite che avremo con noi per tutta la serata, Cinzia Baccaglini, che già conoscete. Ciao Cinzia. Non la sento, forse non è ancora arrivata. E allora, pronto? Ah no, eccola, la sento. Arrivata. Ci proprio. Sono. Ci sei, ti sentiamo benissimo. Cinzia, vado a leggere il testo, Solidali per la vita, il testo dei Vescovi, importantissimo. Posso ogni fare anno un perché... saluto intanto a tutti gli ascoltatori. Benissimo. Ecco. Chiedo quindi, Elisabetta, io sento pochissimo Cinzia, nel frattempo magari ci colleghiamo meglio. Ma io vado nel leggere il testo e poi assieme a Cinzia e a Massimo e altri che ci raggiungeranno lo commenteremo.
I bambini e gli anziani costruiscono il futuro dei popoli. I bambini perché porteranno avanti la storia, gli anziani perché trasmettono l'esperienza e la saggezza della loro vita. Queste parole ricordate da Papa Francesco sollecitano un rinnovato riconoscimento della persona umana e una cura più adeguata della vita, dal concepimento al suo naturale termine. È l'invito a farci servitori di ciò che è seminato nella debolezza, dei piccoli e degli anziani, di ogni uomo e di ogni donna per i quali va riconosciuto e tutelato il diritto primordiale alla vita. Quando una famiglia si apre ad accogliere una nuova creatura, sperimenta nella carne del proprio figlio la forza rivoluzionaria della tenerezza e in quella casa risplende un bagliore nuovo. Non solo per la famiglia, ma per l'intera società. Il preoccupante declino demografico che stiamo vivendo è segno che soffriamo l'eclissi di questa luce. Infatti, la denatalità avrà effetti devastanti sul futuro. I bambini che nascono oggi sempre meno si ritroveranno ad essere come la punta di una piramide sociale rovesciata, portando su di loro il peso schiacciante delle generazioni precedenti. Incalzante dunque diventa la domanda: che mondo lasceremo ai figli, ma anche a quali figli lasceremo il mondo? Il triste fenomeno dell'aborto è una delle cause di questa situazione, impedendo ogni anno a oltre 100.000 esseri umani di vedere la luce e di portare un prezioso contributo all'Italia. Non va inoltre dimenticato che la stessa prassi della fecondazione artificiale, mentre persegue il diritto del figlio ad ogni costo, comporta nella sua metodica una notevole dispersione di ovuli fecondati, cioè di esseri umani che non nasceranno mai. Il desiderio di avere un figlio è nobile e grande. È come un lievito che fa fermentare la nostra società, segnata dalla cultura del benessere che ci anestetizza e dalla crisi economica che pare non finire. Il nostro paese non può lasciarsi rubare la fecondità. È un investimento necessario per il futuro assecondare questo desiderio che è vivo in tanti uomini e donne. Affinché questo desiderio non si trasformi in pretesa, occorre aprire il cuore anche ai bambini già nati e in stato di abbandono. Si tratta di facilitare i percorsi di adozione e di affido che sono ancora oggi eccessivamente carichi di difficoltà per i costi, la burocrazia e talvolta non privi di amara solitudine. Spesso sono coniugi che soffrono la sterilità biologica e che si preparano a divenire la famiglia di chi non ha famiglia, sperimentando quanto è stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita. La solidarietà verso la vita, accanto a queste strade, alla lodevole opera di tante associazioni, può aprirsi anche a forme nuove e creative di generosità, come una famiglia che adotta una famiglia. Possono nascere percorsi di prossimità nei quali una mamma che aspetta un bambino può trovare una famiglia o un gruppo di famiglie che si fanno carico di lei e del nascituro, evitando così il rischio dell'aborto, al quale anche suo malgrado è orientata. Una scelta di solidarietà per la vita che anche dinanzi ai nuovi flussi migratori costituisce una risposta efficace al grido che risuona sin dalla genesi dell'umanità. Dov'è tuo fratello? Grido troppo spesso soffocato, in quanto, come ammonisce Papa Francesco, in questo mondo della globalizzazione siamo caduti nella globalizzazione dell'indifferenza. Ci siamo abituati alla sofferenza dell'altro, non ci riguarda, non ci interessa, non è affare nostro. La fantasia dell'amore può farci uscire da questo vicolo cieco, inaugurando un nuovo umanesimo, vivere fino in fondo ciò che è umano. Migliora il cristiano e feconda la città. La costruzione di questo nuovo umanesimo è la vera sfida che ci attende e parte dal sì alla vita. Questo è il testo del messaggio per la 37ª giornata per la vita, messaggio dei vescovi della appunto della Conferenza Episcopale Italiana. Solidali per la vita è il titolo. Diciamo che senza scendere
Ci dedicheremo un'altra volta una puntata sul tema dell'adozione, quello è interessante. Poi vabbè, lasciamo perdere un attimo il discorso immigrazioni, immigrati o meno, argomenti sì, calzanti, però credo che un punto da uno, due, tre punti da focalizzare. Cinzia, ho visto anche il tuo articolo che hai scritto per il Eventi in Diocesi, Risveglio 2000, ecco, il giornale della Diocesi di Ravenna. Dove tu risiedi, dove operi per il tuo volontariato, credo, dicevo Cinzia, è che una delle cose importanti sottolineate da questo testo, anche quel punto di partenza, domanda che mondo lasceremo ai figli, ma anche a quali figli lasceremo il mondo, ma soprattutto il triste fenomeno dell'aborto, è così. Triste fenomeno, veramente drammatico. Si possono usare tutti anche i termini anche molto più pesanti. Ricordo che anche la fecondazione artificiale che comporta dispersione di molti uomini, di esseri umani, ovuli fecondati, ma comunque chiamati anche esseri umani, però l'altro accenno che viene fatto al desiderio di avere un figlio ad ogni costo. Che però non deve andare contro la dignità di ogni singolo essere umano. Ecco, sono un po' questi, forse, secondo me, i tre aspetti che possiamo cogliere come punto di partenza questa sera. Cinzia, che dici? Guarda, Giorgio, ovviamente le riflessioni leggendo questo messaggio sono tante ed importanti, no? Io comincerei invece da coloro, dal testo della lettera agli ebrei di stamattina, perché guarda caso ritorna il termine solidali. Chi è andato a messa, chi ha letto la prima lettura di oggi, ha letto: avete dovuto sopportare una lotta grande e penosa, ora esposti pubblicamente a insulti e persecuzioni, ora facendovi solidali con coloro che venivano trattati in questo modo. E lì io, oggi preparando un attimo anche spiritualmente questa conversazione, ho aperto tutta una serie di file. Solidali con chi? Chi sono questi che vengono trattati in questo modo? Certamente sono i bambini abortiti. Certamente sono i bambini concepiti in provetta. Non dimentichiamo che gli embrioni prodotti che non hanno visto la luce dal 2012 sono in numero maggiore di addirittura degli aborti legali della 194. Chi sono? Sono le mamme e i papà che non sono stati aiutati in questo senso. Sono forse anche gli stessi pro-life all'interno del mondo cattolico, non nascondiamoci dietro un dito. O forse sono anche i pro-life che non vogliono i piccoli passi del political correct, ma vogliono, no? Guardare orizzonti Certo. alti. E questo è il primo sul solidali, no? Perché non dobbiamo scendere nella polemichetta del solidarnosc, della solidarietà usata. Solidarnosc aveva un senso, ma solidarietà nei nostri tempi, nei nostri mondi viene usata e abusata come parola. La seconda cosa che dicevi, che si riferisce ovviamente al mio articolo, il mio articolo era centrato sul riconoscimento del volto umano del concepito, del volto umano e divino del concepito. Cioè, secondo me, lo scatto dell'umanità per essere solidale con la vita è riconoscere il volto umano. Perché da un uomo e da una donna non ho mai visto nascere un macaco rhesus rhesus, ma un bambino. E quindi lo scatto di umanità del volto del riconoscimento umano perché appartenente alla specie Homo sapiens sapiens, e divino perché figlio di Dio, perché noi possiamo mettere anche, ecco, il discorso della procreazione. Ricordiamo l'umane vite, ricordiamo Paolo VI, cioè noi possiamo mettere anche in atto degli atti sufficienti e necessari, cioè avere un rapporto sessuale fra un uomo e una donna, è bene specificarlo di questi tempi, ma non è detto che ci sia la scintilla della vita. Cioè,
per esserci la scintilla della vita ci devono essere delle condizioni anche in periodo fecondo, anche in periodo fecondo. Quindi il riconoscimento del volto umano e divino del concepito, che si rifà a quel Gesù concepito, ovviamente per opera dello Spirito Santo, ma che in qualche modo ha seguito tutte le nostre tracce. La terza e ultima provocazione, che fra virgolette, insomma, riflessione che tu mi facevi, è quella della dimensione della fine dell'adozione. Beh, io, come molti sanno, sono molto intransigente su queste cose, perché se la logica è del figlio oggetto e non soggetto, se anche tu coppia mi vieni a chiedere, perché non hai figli, un figlio, ma non per dare la famiglia a un figlio alla famiglia, ma per una tua dimensione di interesse egoistico, tanto quanto il produrlo in fecondazione artificiale, e beh, allora la logica non è quella. E per quello che in quell'articolo che pubblicavi, pubblicato dalla rivista diocesana Risveglio 2000, pagina 3 dell'ultimo numero del 30 gennaio, io riportavo le frasi di Emmanuel Levinas, che dice: è il volto dell'altro che mi provoca, è il volto dell'altro, indipendentemente dalla dimensione fisica e sociale, che mi dice: tu non ucciderai. Sì, è vero, ci può essere l'assassinio, ci può essere la malvagità, ci può essere, ma quello produrrà rimorsi. Invece io, che sono responsabile anche della responsabilità degli altri, il bambino che non ho nemmeno concepito, né partorito, né tenuto in braccio, però è già mio figlio. Una cosa che leggevo nel prepararci, poi oggi va anche, appunto, preparandoci per la giornata per la vita, racconteremo anche e ricorderemo anche personaggi, l'abbiamo detto, Cinzia, immagino che tu sia d'accordo, sia per un punto di vista storico, ma anche per un punto di vista etico, noi non ci rassegniamo, non ci rassegneremo mai, punto, la Chiesa, ma c'è stata anche tanta gente che fa parte di questa Chiesa, ma Chiesa fa parte come laico, ecco, come lo siamo io, come lo sono te, questa falsa differenza tra laici e cattolici, quindi facciamo parte della nostra Chiesa, li ricorderemo poi più avanti. E a me è piaciuto, diciamo, sì, quel passaggio sul tema della fecondazione artificiale, anche che spesso non viene sottolineato, ecco, parlavo l'altro giorno anche con amici, sentiamo spesso anche dire, ma ci viene detto spesso, ma proprio voi che siete per la vita, ecco, la vita ad ogni costo. Certo, è dura dire, lo sappiamo tutti, abbiamo tutti amici, come hai detto poco fa tu, io ho tre figli, quindi quella scintilla che scatta non solo per l'unione tra un uomo e una donna, e lo risottolineiamo per la seconda volta, perché è importante di questi tempi, come hai detto tu, non è facile, come non è facile dire ad una coppia che non riesce ad avere figli, apriti alla vita in modo diverso, ecco, però è bene sottolinearlo, io lo dico, ma tu ne conoscerai anche più di me, col cuore in mano verso a coloro che sto pensando che domenica nella mia parrocchia a Roma faranno proprio una riflessione su questo, che soltanto dopo 17 anni di matrimonio sono riuscito ad avere un figlio, quindi è duro, è forte, però è questa verità anche che ci rende forti, consapevoli di per mantenere la linea ferma su questo principio. Guarda, Giorgio, io ti devo dire che io ho visto tantissime diagnosi di cosiddette sterilità, che poi non erano sterilità. Cioè, il problema del non avere figli è un problema multifattoriale.
è un problema che può essere metabolico, è un problema che può essere organico, è un problema che può essere bypassato rispetto a delle situazioni se maschili con dei cocktail, da questo punto di vista, vitaminici o per aumentare la dimensione degli spermatozoi. Perché se poi uno insegna i metodi naturali, non servono i milioni di spermatozoi per fecondare, ma ne servono molte, molti meno, no? Delle migliaia. È un problema di abitudini che riguarda l'alimentazione, che riguarda il fumo, che riguarda l'abbigliamento, che riguarda delle carenze, che riguarda addirittura perché fare fecondazione extracorporea quando ci sono delle situazioni tipo delle chirurgie laparoscopiche, addirittura, quindi stiamo parlando di occlusioni tubariche che possono risolvere il problema. Ovviamente io sono una psicoterapeuta e io ho tutta una parte di cosiddette sterilità idiopatiche, sine causa, che sono determinati da conflitti in realtà psicologici interni alle persone o nei confronti delle famiglie d'origine. Tanto è vero che la controprova è che poi quando riescono ad adottare, voilà, arriva il figlio naturale. Allora, invece di spendere, perché non dimentichiamoci che la fecondazione extracorporea sono stati messi nei LEA, nei livelli di assistenza, no, sanitari, quindi li paghiamo con le nostre tasse, perché non fare una serie indagine prima di queste, no, di questi interventi che comportano ovviamente delle dimensioni anche psicologiche molto forti e fisiche, mi riferisco all'iperstimolazione che ha tutta una gradazione di problematiche fino addirittura alla morte, mi riferisco alla dimensione del non attecchimento dei bimbi che viene vissuto come aborto volontario, mi riferisco a quando c'è il bambino in braccio, l'iperprotezione, quindi anche i problemi dei bambini nati con queste tecniche e dei genitori successivamente, quindi anche quell'uno su 10, su 20 che nasce, insomma. Allora, io mi chiedo un'altra cosa. Veramente siamo in un mondo in cui la maternità e la paternità sono veramente solo biologiche, perché questo è un altro errore fondamentale. La maternità e la paternità non sono solo biologiche, sono anche psicologiche e sono anche spirituali. Allora, facciamoci una domanda, anche dal punto di vista non solo cattolico. Ma se per me invece c'è un modo diverso di proporre questa mia maternità e paternità, beh, forse bisogna capire il senso e il significato di questo no per un sì più grande. E questo, ripeto, a livello di umana ragione, poi ovviamente la dimensione della fede ci mette il di più, ma quante certo. volte troviamo, no, persone che dicono: non trovo senso e significato nella mia vita. Sì, perché non ti guardi dentro e dici quali sono le tue potenzialità che puoi estrinsecare. Questo è un po' ovviamente il mio pensiero, però sì, sì. Capisci che è tutta una dimensione di scatto di umanità culturale. Certo, un grande scatto, io credo, un grande scatto culturale. Va dato atto, un altro aspetto, alla Chiesa Cattolica, che comunque da 37 anni sicuramente, ma anche da prima, combatte comunque questa giornata per la vita in quasi tutte le parrocchie, poi qui anche qui potremmo entrare in tante discussioni, ma volevo un attimo, a me è piaciuto tantissimo del tuo articolo appunto su eventi in diocesi, quel riferimento al povero che hai detto anche prima, perché è il povero, tu hai scritto, è il povero per il quale io posso tutto e al quale devo tutto. Madre Teresa di Calcutta chiamava il bambino non ancora nato il più povero tra i poveri, e ci sono particolarmente io affezionato perché è stato tema del concorso a Strasburgo dell'88-89, ecco, il quale ho vinto, e da lì ho conosciuto ricordo bene, ricordo, vero.
tu eri giovane come me, io quell'anno. Zero. No, perché io quest'anno ti voglio lanciare, quest'anno, questa sera ti voglio lanciare come presidente della Repubblica Italiana al prossimo giro, non adesso, posso, perché adesso sei ancora troppo giovane. Ma questo è un altro discorso. E Madre Teresa di Calcutta diceva: il bambino non ancora nato è il più povero tra i poveri. È un po' questo il richiamo anche che volevi fare nel tuo articolo? Sì, esattamente questo, però volevo anche denunciare la dimensione del coraggio. Cioè, Madre Teresa di Calcutta, così minuta, così tanto è beata Madre Teresa di Calcutta, non vedo l'ora che arrivi il miracolo per dire Santa Madre Teresa di Calcutta, così va in compagnia del suo amico San Giovanni Paolo II per me l'Olek, no, perché per me è una coppiata vincente per la vita, sì. Per cui non posso transigere da questo, però Beata Madre Teresa di Calcutta è una di quelle proprio, no, che con strumenti sempre va davanti a ricevere il premio Nobel e dice, e questa, pensate alla profezia di questi tempi, ma quale pace se non salviamo ogni vita? Se una madre può uccidere nel grembo il proprio figlio, tutto il resto è possibile. Ha ragione, ha ragione, il più povero fra i poveri, che poi è stato ovviamente sfrattato rispetto agli affamati e agli immigrati, no, Madre Teresa di Calcutta aveva un concetto molto chiaro su questo, il più povero fra i poveri è colui che non ha voce, e lo scrisse in una bellissima lettera pubblicata poi ovviamente anche come manifesto a Giuseppe Garrone, primo l'ideatore di SOS Vita, di Casale Monferrato, l'ideatore della culla per la vita, cassonetto per la vita, allora, no? Con la presenza di Jérôme Lejeune, servo di Dio Jérôme Lejeune, e che si ricorderà ovviamente la sua in qualche modo partenza per il cielo il prossimo 3 febbraio, ormai sono anche lui. Sono già 4-5 anni, adesso 4 anni che so che è partito, quindi insomma si fa fatica. E diceva proprio questo: il povero, più povero fra i poveri è chi non ha voce, continuava, perché si fermano solo, no? Il più povero fra i poveri, e lei continuava, quello che non ha voce, noi dobbiamo dare voce a chi non ha voce, cioè il bambino concepito. Era proprio a quello a cui mi riferivo, assolutamente sì. Però, se mi permetti, ti permetto, a proposito di coraggio, io leggendo il messaggio dei vescovi, sì, ovviamente ho capito ovuli fecondati, virgola, cioè esseri umani, perché qua ovuli fecondati, bisogna ricominciare dall'ABC, gli ovuli fecondati non sono ovuli fecondati, sono zigoti, poi diventano morule, bastule, gastrule, embrioni, eccetera, zigoti, ok, tutte le varie fasi scientificamente. Però io devo fare memoria, nella mia vita io devo fare memoria, perché altrimenti non esisto nella dimensione parolare, cioè io non esisto se non ritorno alla memoria. Quindi sono andata a ripescarmi quei 10 punti, secondo me di una chiarezza, perché il coraggio comporta chiarezza, poche cose e chiare, mi diceva Achille Baravelli, no? Quello che mi ha inguaiato nella difesa della vita. E sono andata a riprendermi la dichiarazione dei vescovi del 25 luglio del 78, quindi successivamente alla dichiarazione della pubblicazione, all'emanazione della legge 194, certo, che 10 punti della serie, poche cose e chiare, 10 punti. 1. Nessuna legge umana può mai sopprimere la legge divina. Quindi il non uccidere. Sì. 2. Oggi ogni creatura umana, fin dal suo concepimento nel grembo materno, ha diritto di nascere. 3. L'aborto volontario procurato, ora consentito dalla legge italiana, è in aperto contrasto con la legge naturale scritta nel cuore dell'uomo ed espressa nel comandamento non uccidere. 4. Chiunque opera l'aborto o vi coopera in modo diretto ed indiretto, anche con il solo consiglio, commette peccato gravissimo e grida vendetta al cospetto di Dio e offende i valori fondamentali della convivenza umana. 5.
sanitario, medico e paramedico, ha il grave obbligo morale dell'obiezione di coscienza, che è prevista pure dall'articolo 9 della legge in corso. 6. Il fedele che si macchi dell'abominevole delitto dell'aborto, riportando ovviamente il Concilio Vaticano II, si esclude immediatamente, il che vuol dire scomunica ipso facto e late sentenze, esso stesso dalla comunione con la Chiesa ed è privato dei sacramenti. 7. Alla gestante in difficoltà si deve offrire l'aiuto effettivo della comprensione e dell'assistenza in famiglia e nella comunità cristiana ed in particolare nei consultori e nei centri di accoglienza ispirati a sani orientamenti morali. 8. Si impone con urgenza la necessità di un rinnovato impegno per l'educazione al rispetto della vita umana in ogni fase della sua esistenza, con il rifiuto di ogni forma di violenza morale, psicologica e fisica. 9. Spetta alla coscienza dei laici convenientemente formata di adoperarsi senza posa con tutti i mezzi legittimi e opportuni per iscrivere la legge divina nella vita della società terrena. 10. È necessario ricordare che l'adesione alla volontà del Signore, anche quando comporta difficoltà, richiede il coraggio di una testimonianza fedele. Ecco, io vorrei ritornare a 10 punti, certo, anche sul secondo seno extracorporeo. E ci torniamo Cinzia nella nostra seconda e terza e quarta parte, però ti faccio prendere un attimo un po' di respiro, ma grazie, e accogliamo un nostro ospite, Filippo Savarese della Manipurtui Italia. Ciao Filippo, ben ritrovato a Radio Mater. Buonasera a voi, grazie dell'ospitalità di nuovo. Ecco, grazie per l'attesa, così intanto tu nel 78 non eri neanche nato, diciamocelo, no, vero? No. No, sono dell'89. Ecco, quindi anche tu puoi diventare presidente della Repubblica a questo giro, vabbè dai, c'è tempo. E invece io e te, volendo, ovviamente scherziamo, lo dico prima per i nostri amici ascoltatori qua a Roma, possiamo andare in comune a Roma e diventare marito e marito. Cosa sta succedendo a Roma, Filippo, fuori dalla battutaccia che mi è venuta questa sera, e motivo per cui la Manipurtù, soprattutto a Roma, sta facendo delle grandi iniziative contro questa delibera del Comune sulle unioni civili? È successo che martedì, appunto, il Campidoglio ha approvato questa delibera sul registro che istituisce un cosiddetto registro delle unioni civili, e noi, Manifurtus Italia, ne abbiamo denunciato lo spessore totalmente ideologico, di questa mossa, di questa strategia. Perché parliamo di mossa e di strategia? Il registro delle unioni civili istituisce appunto una sorta di regolamentazione per le cosiddette coppie di fatto, cioè è prevista la possibilità per due cittadini di qualsiasi sesso, quindi o un uomo e una donna, o due uomini e due donne, maggiorenni che non siano uniti in altri vincoli, e si tratta evidentemente del matrimonio, di potersi iscrivere su questi registri e sostanzialmente di contrarre una sorta di paramatrimonio o matrimonio bis. Nei fatti il contenuto di questi registri, di queste unioni civili, è poca cosa, nel senso che si tratta di riconoscimenti giuridici che in realtà il singolo privato cittadino, con disposizioni sue proprie prese dalla possibilità che permette il codice civile, potrebbe già da solo disciplinare. Ma qual è il punto fondamentale? Sì. Questa delibera è stata gridata a gran voce dal movimento gay, voluta, e per cui hanno fatto anche una manifestazione di gioia, di giubilo fuori dal Campidoglio, è in realtà un importante passo, importante in senso negativo, un grave passo verso la rottamazione della famiglia in Italia. A Roma si sono fatte le prove generali, quello che in Parlamento da bolle, perché anche in Parlamento c'è un disegno di legge presentato da Monica Cirinnà del Partito Democratico che istituisce queste unioni civili a livello nazionale, ma qui si tratta invece di qualcosa di molto grave, perché c'è proprio una equiparazione totale della coppia di due persone dello stesso sesso
al matrimonio. L'articolo 3 di questo disegno di legge dice proprio che tutte le disposizioni che la legge riconduce al matrimonio debbono riguardare anche le unioni civili. E il punto è questo: le unioni civili nel disegno di legge che si sta per approvare in Commissione Giustizia sono riservate solo a due persone dello stesso sesso, quindi è il matrimonio gay. In Senato, all'insaputa di molti e diciamo nel silenzio degli organi di stampa e di molta parte della politica, si sta cercando di approvare il matrimonio gay, nonostante sia di oggi la bellissima notizia che nel giro di pochi anni il numero dei cittadini italiani contrari a questa abolizione, noi la chiamiamo, del matrimonio, quello che è unico, quello tradizionale tra uomo e una donna, sia aumentato e sia arrivato dal 58% al 59%. Questo è un segnale straordinario perché smonta il falso mito di progresso dell'inevitabile estensione del matrimonio e ci dice che la testimonianza che da anni, da due anni noi, ma anche tante altre realtà, in primis evidentemente anche la testimonianza della Chiesa Cattolica, operano nella società, sta avendo dei frutti e questo veramente ci consola. Certo, Filippo, iniziative, voi avete iniziative particolari, oltre a questa ovviamente che ci ha detto, ti ringrazio, particolari in corso per la giornata per la vita, future, ricordiamo ai nostri ascoltatori un po' anche come trovarvi, ecco, per chi vuole aderire alle tante, tante iniziative sì. Che fate. Allora, noi abbiamo un sito internet che è www.lamanifurtus@gmail.it, questo è il sito, lamanifurtusitalia.it. Poi abbiamo soprattutto, per chi vuole seguire la nostra attività, i nostri profili social network, la pagina Facebook, la Manifurtus Italia, e l'account di Twitter, sempre la Manifurtus Italia, cercando. Noi di attività ne facciamo costantemente, promuovendo incontri e dibattiti in tutte le città d'Italia. Mentre noi parliamo, a Reggio Calabria si sta svolgendo un nostro incontro, organizzato dal nostro circolo territoriale di Reggio Calabria. Mi hanno mandato le prime foto, sono già 500 ragazzi ed è straordinario. Siamo lì a parlare di ideologia gender e di come difendere la libertà educativa delle famiglie da questa enorme invasione ideologica nelle classi ad opera fondamentalmente dei movimenti dell'associazionismo LGBT, del movimento gay, sì. E c'è una risposta straordinaria. Domani saremo alla Lamezia Terme e ne stiamo organizzando tanti altri. Il calendario è su, seguendo i social network appunto si può restare informati su questo, si può anche richiedere di poter fare un incontro nella propria località mandando una mail agli indirizzi che sono indicati sul sito internet. Certo, grazie Filippo, buona giornata per la vita, posso, buona serata, Giorgio, un ultimo annuncio. Pronto? Bene, sì. Posso soltanto un ultimo annuncio? Sì, vai Filippo, vai tranquillo, certo. Diciamo, IP non l'ha saputo, Mario Dinolfi, che è direttore del quotidiano La Croce, ha lanciato un'importante iniziativa a cui la Manifurtus Italia aderisce, e cioè una petizione perché l'ONU faccia una moratoria internazionale contro quella barbara pratica che è l'utero in affitto. Sul sito del quotidiano La Croce è possibile trovare il modo per inviare le proprie firme. Questa campagna si chiuderà il 13 giugno al Pala Lottomatica di Roma. Tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento mettano un pensiero sulla possibilità di venire a festeggiare con noi la famiglia e a combattere con noi questo obbrobrio dell'utero in affitto il 13 giugno al Pala Lottomatica di Roma. 13 giugno, magari faremo qualcosa anche diretta come Radio Mater, vediamo se bene. I nostri potenti mezzi ce lo permettono. Grazie Filippo, buona serata, grazie, buonanotte. A voi, buonanotte. Elisabetta, piccola breve pausa musicale, poi torniamo, comincio a dire io, ma poi con la tua voce che li convinci meglio i nostri ascoltatori, per chi vuole mandarci un SMS e partecipare con noi o domandare qualcosa a Cinzia Baccaglini, l'SMS numero è il 331-7914523. Si può mandare anche un'email a diretta, la mail indirizzo è diretta @radiomatero.org, oppure telefonarci allo 031-6460-00 e partecipare con noi a questa giornata per la vita. Breve pausa e poi torniamo con Cinzia Baccaglini e un ospite che ci sta raggiungendo. Quando tutto sarà chiaro, pensa un po' che risate, che paure sfatate.
musica dentro, con il cuore più pieno della gioia di un tempo, di un mattino sereno. Ma di una cosa lo sai, non saprò ridere mai, è di tutto il male che ho voluto fare a te. Se c'è una cosa che voglio, se c'è una cosa che vale, è abitare la tua casa. Tutto il resto è banale, è parlare con te, e parlare con te di quando ero piccino, di quando ero piccino, e vedevo le cose, e vedevo le cose con gli occhi di un bambino, con gli occhi di un bambino. Ti ricordi quella volta? È la rabbia che avevo e credevo fosse amore, esser giusto volevo, ma di una cosa lo sai, non saprò ridere mai. È di tutto il male che ho voluto fare a te. Se c'è una cosa che voglio, se c'è una cosa che vale, è abitare la tua casa. Tutto il resto è banale, è parlare con te, e parlare con te di quando ero piccino, di quando ero piccino, e vedevo le cose, e vedevo le cose con gli occhi di un bambino, con gli occhi di un bambino, con gli occhi di un bambino. Ecco, riprendiamo con i nostri, siete all'ascolto di Radio Mater, all'ascolto della dottoressa psicologa, psicoterapeuta della famiglia, che opera in parecchie associazioni pro-life italiane. E in questo momento la dottoressa Baccaglini, in questo momento abbiamo anche un'ascoltatrice. Ecco, Giorgio, possiamo passarla, sì, eventualmente? Sì, prendiamo l'ascoltatrice che poi riprendiamo con Cinzia Baccaglini. Abbiamo Maria dal Lago di Como, giusto? Buonasera, Maria. Buonasera. Maria. Pronto, buonasera. Buonasera. Grazie a lei, ci dica. Buonasera. Grazie di questa trasmissione. Io posso portare la mia esperienza come infermiera. Io ho lavorato a Roma come infermiera, non dico né con l'ospedale né con le cliniche, quindi già si praticava l'aborto e anche la fecondazione artificiale. E anche certe cose, certe, io devo portare da solo il zoo, lì in laboratorio, queste cose che mettere. E io mi sono sempre rifiutata perché sono dietro di coscienza, dicevo. E loro mi hanno detto, guarda, se vuoi lavorare, è così. Ho detto, guarda, io preferisco perdere il lavoro che a consentire a questi omicidi, a questi ammazzare i bambini prima di vivere. Cioè, queste cose a me non... Cioè, la vita è un dono del Signore. E perché dobbiamo, e noi uomini dobbiamo volerci sopraffare a Dio? Non ci riusciremo mai, anche se questa piaga era bordo, non so perché l'hanno approvato, perché gli italiani fessi, stupidi, hanno approvato questa legge di ammazzare i bambini, perché anche se non nascono, sono
ammazzare un grembo materno, perché le mamme non hanno amore, perché dico io, l'atto naturale si fa tra un uomo e donna per avere un figlio naturale, un figlio come Dio conviene, non così con queste manipolazioni. Certo, grazie. E con queste... quando io non posso avere bambini, lascia perdere, non fare queste sciocchezze, queste cose contro Dio, perché sono punito contro Dio. Quindi ho cominciato a dire, io sono stata sempre contraria. Va bene, grazie Maria della sua testimonianza, grazie di cuore, le risponderemo in diretta. Intanto poi lasciamo la linea anche per i prossimi ascoltatori. Grazie Maria da Como. Cinzia, poi le rispondiamo. Io ti ringrazio perché hai tirato fuori, diciamo, queste dichiarazioni a seguito dell'avvenuta legalizzazione dell'aborto in Italia, quindi datate 9 giugno del 78, 10 punti molto chiari che potrebbero davvero essere il messaggio per la giornata per la vita, sempre, ecco, da legare ad ogni messaggio per la vita per i prossimi 37 anni, dal giugno 78, quindi per questi 37 anni, sarebbe stato bello allegarle, anche perché il primo punto, dopo la legge sull'aborto, nessuna legge umana può mai sopprimere la legge divina, punto. Cioè, l'aborto volontario procurato, ora consentito dalla legge italiana, il punto 3, è in aperto contrasto con la legge naturale, scritta nel cuore dell'uomo ed espressa nel comandamento non uccidere, la legge naturale. Basterebbero queste, ripeterle ogni anno. Che dici, Cinzia? Potrebbe essere una proposta? Guarda, io tutti gli anni me lo auspico, anche perché questa è l'unica dichiarazione. Sono andata ovviamente a fare una ricerca su internet che non ha nessuno slogan, cioè no, tutti gli anni dall'anno dopo va un titolo, la giornata per la vita, perché non dimentichiamoci che la giornata per la vita, che si festeggia la prima domenica di febbraio di ogni anno, dal 79 quindi in avanti ha sempre avuto uno slogan. Questa è l'unica dichiarazione che non ha nessuno slogan, nel senso che è proprio una dichiarazione così. Allora bisognerebbe non solo ripeterla, ripeto, ed adattarla, perché qui c'è tutta la contraccezione abortiva che nel frattempo è arrivata, la fecondazione extracorporea, non la fecondazione artificiale, extracorporea, no, perché anche qui bisogna stare abbastanza attenti. Ogni tanto mi chiedo con chi si consultano i vescovi italiani per fare delle dichiarazioni di questo tipo, perché ovuli fecondati, virgola, cioè esseri umani, a me crea un attimo di disturbo quando poi si dice nel punto quell'altro, no, ha degli laici convenientemente formati. Ecco, quali sono quei laici convenientemente formati a cui si rivolgono? Perché veramente si fa fatica. E così come i manifesti delle giornate per la vita. Adesso io non sono ovviamente contro la dimensione della Chiesa, però il messaggio dell'immagine è molto importante. Sono anni ed anni ed anni che c'è un embrione nei manifesti della giornata per la vita. La giornata per la vita nasce per volontà della Conferenza Episcopale Italiana del 78 contro l'aborto e quindi successivamente contro tutte le forme abortive, contraccezione abortiva, fecondazione extracorporea, eccetera. Certo. Quindi è vero quello che tu dici, ma a quanto pare noi siamo un popolo che fa la giornata della memoria di Auschwitz, di Birkenau, di Dachau, dove io sono stata personalmente, e ti dirò anche aperta parentesi, chiusa parentesi, quando sono stata in quei campi di concentramento mi sono sempre arrivate chiamate di salvataggio dell'aborto, chiusa parentesi è tutto dire, ma non siamo in grado di vedere la Shoah attuale, implacabile, inesorabile, feriale, quotidiana di oltre 100.000 bambini che vengono uccisi anziché con i gas nervini con il metodo Karman. Allora,
la domanda che io facevo anche in quell'articolo, il ritorno a quell'articolo che ho scritto, tra l'altro con la febbre, quindi se vedi che a me la febbre mi porta bene, che te devo dire, quando sono fuori perché agisce più lo Spirito Santo, la domanda è: la frattura della coscienza è, vedo o non vedo il volto umano del concepito, umano e divino del concepito in quell'embrione? Sì? No. I cattolici, apostolici e romani in particolare si devono porre questo problema. Lo vedo o non lo vedo? Perché se non lo vedo, non sono più cattolico, apostolico e romano. Certo, certo. Punto. Cinzia, abbiamo due ascoltatori, scusa, li prendiamo, abbiamo aperto le linee, sai che qui cominciano a telefonare poi. Abbiamo Francesca da Brugherio, un certo Massimo Micaletti da In Giro per l'Italia, è un nome che già mi ricorda qualcuno, ma prendiamo prima per cavalleria Francesca di Brugherio. Buonasera Francesca. Buonasera, grazie per la cavalleria. Si figuri. Ecco, io... ho ascoltato, no? Dall'inizio, quanto hai detto, e chiaramente io sono per la vita, che non per la vita. Ci sono delle cose oggi, io devo dire che la verità è la mia età, sono 41, no? Quindi ho visto nell'arco degli anni il modo di pensare delle persone anche, no? Oggi noi siamo in una società civile, dove chi vuole una cosa se la può avere, deve averla, è il suo diritto, diritto, diritto. Mentre invece io penso che il desiderio anche di avere un figlio che magari non arriva, non mi sembra il caso di fare tutte queste cose, di anche gli uteri in affitto, e l'ho prestato di qua, un altro di là. Mi sembrano cose assurde, forse sono io che sono antiquata, no? Ah, certo, ecco. Certo. Forse, perché le cose semplici, una volta non potevo avere un bambino, magari soffriva, poi si rassegnava, o cercava di adottare uno, o è molto difficile adottare un bambino, anche in Italia molto difficile, certo. Le coppie anche normali. Però io dico, ma l'utero in affitto? Ma che significato ha? E si sentono persone che dicono: ma io desidero diventare padre, però è così, affitta l'utero, hanno tutte queste cose, ma non è possibile. E poi una cosa vorrei dire: sì, velocemente, ai bambini, Francesca, raccontiamo troppe cose, i bambini dovrebbero rimanere un po' innocenti, e invece sono piccoli, sanno questo, sanno quello lì, sanno quello là, alla fine c'è una grande confusione. Ecco, io dico, ma il Signore è molto meraviglioso, è chiaro, il progresso deve andare avanti, la medicina, però... Grazie. Grazie Francesca, grazie tantissimo del suo intervento, devo lasciare spazio veramente anche agli altri perché il tempo corre, grazie veramente Francesca. E prima di ritornare alla nostra Cinzia Baccaglini, che con me questa sera, la ringrazio tantissimo, sarà ospite tutta la serata, ospite nel senso che è lei che ci ospita nel suo spazio, è di casa, Massimo Micaletti, ciao Massimo, uno dei grandi elettori, Massimo Micaletti, che con me ha candidato per il prossimo turno, perché è molto giovane, Cinzia, visto che vogliono una donna Presidente della Repubblica, Cinzia Baccaglini. Che dici Massimo? Ciao a tutti, ciao Giorgio, ciao Cinzia, e soprattutto un grande saluto a tutti gli ascoltatori. Sì, ero un po' indeciso tra Cinzia e Bonino, però alla fine ho preso Cinzia per ragioni analitiche, non per altro, perché sono un po' più giovane, se no per il resto pari sono, no, praticamente. Insomma, voi mi fate parlare di vita dopo che ha parlato Cinzia, dopo che ha parlato... dopo che ha citato Madre Teresa di Calcutta, cioè come dire, dopo che si è parlato di Pelé, Maradona, Baresi, ma tu giochi a calcetto, sì, insomma, ma sento veramente quattro con tanto senso. Comunque io posso dire questo, sì. Voglio riprendere un attimo quello che ha detto Francesca, perché è stato un intervento che è molto illuminante una cosa. Riprendendo il messaggio della giornata per la vita, ci ha messo fortissimo secondo me, perché questa dice oggi tutti vogliono questo, vogliono subito, vogliono il bambino prodotto, che è il bambino adottato, eccetera, eccetera, ma in realtà tutti hanno sempre voluto tutto,
l'ansia della corsa al pagamento dei propri desideri legittimi, illegittimi, c'è sempre stata. Il problema è che l'attuale condizione della tecnica, non della scienza, della tecnica, consente di appagare i desideri mediante le persone, cioè producendo delle persone ad hoc. Questa è la cosa che secondo me è sconvolgente di questi tempi da questo punto di vista. Cioè una coppia che non ha figli non ha più la sola via dell'adozione, ma quest'altra via per fare uno su misura. Ma se io non posso fare su misura, tra virgolette, su commissione, ne posso fare anche perché devo fare forza a una coppia di uomo e una donna, posso fare anche una coppia di due uomini, di un uomo solo, di una donna sola, quindi neanche più una coppia stiamo parlando. Cioè se il figlio diventa un oggetto a pagare un'aspirazione, allora che l'aspirazione di per sé non la si può più giudicare se si chiama amore. Quello è un atto di amore, non puoi giudicare che due uomini, due donne possono dare un bambino, che un uomo solo, una sola possono dare un bambino prodotto su commissione, sappiamo bene come. Non solo non si può più giudicare, ma non ci sono più gli elementi per negarlo, perché il bambino diventa cosa, così come io con l'aborto lo posso distruggere, con la fondazione del cuore lo posso produrre, posso decidere per questo l'ennesimo nesso tra aborto e fondazione artificiale, questo fenomeno apparentemente antitetici, cioè da un lato la distruzione della vita, dall'altro la apparente altrettanto e molta distruzione, sono legate dal filo rosso che è la cosificazione della vita, che poi la vita parola, ma la cosificazione delle persone, degli esseri umani che vengono prodotti, scartati, distrutti. In questo messaggio per la vita, con tutti i limiti che pure Cinzia ha rilevato, ci troviamo di bello, perché viene fatto nettamente l'innesso tra aborto, fecondazione artificiale ed adozione. Allora molte volte c'è l'obiezione, ma la tua sofferenza della coppia senza figli cosa rispondi? Ora è chiaro che il tecnico ha una spiegazione teoricamente, tra virgolette, per ogni sofferenza, che è atroce, basta accettarla. Ma io credo che razionalmente una delle poche sofferenze che realmente possono spiegare è proprio questa. Perché per ogni coppia senza figli c'è un bambino che aspetta in un orfanotrofio. La fecondazione artificiale spezza questo legame, rende ingiustificata la sofferenza, perché ecco, la coppia che non ha un bambino non va più a compiere l'amore di andare a prendere un bambino lì dove sta pensando qualcuno, e sappiamo che tra la luna dolorosa, al limite veramente della via cruci, si devono fare queste persone per arrivare a questi bambini. Ma invece di far questo si affida alla federazione che apparentemente, attenzione, apparentemente Cinzia potrebbe parlare per noi, una via più semplice, ma non è più semplice, ci spende più breve, può essere più breve, non è più economica nella gran parte dei casi, ma a livello di coinvolgimento personale, di costo sulla propria carne, sulla propria pelle, è molto più costoso dell'idea di adozione. Un'unica cosa è poi mi parlo a te per qualche sollecitazione. Mi è piaciuto anche molto di questa giornata per la vita, il passaggio dove si dice non lasciamoci rubare la fecondità, perché mi viene il passaggio in parallelo con le parole di Papa Francesco, non lasciate rubare la speranza. Secondo me è la stessa cosa, cioè la fecondità e la speranza fa carne. La nostra civiltà ha perduto la speranza e quindi non fa più bambini. Però scommetti il tuo futuro, cioè il segno che tu hai una speranza è il fatto che tu sei questa vita, il segno che tu lo puoi toccare, che ti corre attorno, è la speranza. Come fa a essere aperto alla vita? Ma se non hai nessuna certezza, sicurezza di poter fare un mondo che destina la tua felicità seguendo il disegno che il Signore ha per te. Non sto dicendo che studiamo i soldi, quelli pure, ma proprio realizzare te stesso come persona del disegno di Dio. Se perdi questa speranza qui, perché non so più cos'è il disegno di Dio, non so più queste domande, però sei triste dentro. Tu senti dentro questo vuoto enorme che ci butta dentro, le macchine, i televisori, tutti gli sfizi che ci possiamo togliere, e non finire niente. Se tu hai dentro questo vuoto, ma come fai a voler desiderare un figlio? È impossibile. Questo è il frutto della perdita della speranza, quindi non solo la distruzione del figlio che arriva, anche la perdita della profondità, cioè la chiusura della vita, è anche sempre quello, è la ricerca, io voglio dire un brutto termine, ma cercate di intendere, la ricerca morbosa della vita, cioè
non più il figlio che io non posso avere, ma posso andare, tra virgolette, a prenderlo, aiutandolo, cioè dandogli una famiglia, ma il figlio che voglio io come pezzo di mia, per forza, a tutti i costi, che deve venire da me, che luce da me, perché altrimenti non riesco a temperare appieno a quello che il mio disegno per me, non quello che è il disegno di Dio per me. E tutti questi fenomeni, praticamente di simili, hanno un tradimento. E secondo me questo tradimento è ben evidenziato nel messaggio della Canzone per la Vita 2015. Grazie Massimo, grazie, adesso così ci lasciamo. Quanto ti manca tornare a casa? Perché ti ringraziamo. No, io posso stare ancora un po', mi sono fermato con calma, non c'è problema, posso stare ancora un minuto. Mi mancano, lasciamo perdere, tipo a 160 km, una cosa folle, ma lasciamo perdere, non ne parliamo. Va bene, allora Massimo, magari un attimo ripasso la linea soltanto in regia, perché sia io sia Cinzia abbiamo un ritorno difficoltoso delle vostre telefonate, vediamo se riusciamo a risolverlo durante la pausa musicale e poi torniamo qui con Cinzia Baccaglini e Massimo Micaletti. A te Elisabetta in regia, grazie. Il Signore ha messo un seme all'inizio del mio cammino. Io appena me ne sono accorto, sono sceso dal mio balcone e volevo guardarci dentro e volevo vedere il seme. Io appena me ne sono accorto, sono sceso dal mio balcone e volevo guardarci dentro e volevo vedere il seme. Ma il Signore ha messo un seme nella terra del mio giardino. Il Signore ha messo un seme nel profondo del mio mattino. Io vorrei che fiorisse il seme, io vorrei che nascesse il fiore, ma il tempo del germoglio lo conosce il mio Signore. Io vorrei che fiorisse il seme, io vorrei che nascesse il fiore, ma il tempo del germoglio lo conosce il mio Signore. Il Signore ha messo un seme nella terra del mio giardino, il Signore ha messo un seme all'inizio del mio cammino. Un seme nella terra del mio giardino, il Signore ha messo un seme all'inizio del mio cammino. Io appena me ne sono accorto, sono sceso dal mio balcone e volevo guardarci dentro e volevo vedere il seme. Io appena me ne sono accorto, sono sceso dal mio balcone e volevo guardarci dentro e volevo vedere il seme. Ma il Signore ha messo un seme. Bene, di nuovo. Allora in diretta, carissimi ascoltatori, carissime ascoltatrici, siamo qui a Radio Mater, Giorgio Gibertini, Cinzia Baccaglini da Ravenna, Massimo Micaletti da In Giro per l'Italia. E, Cinzia, allora, l'ultima mezz'ora, organizziamo un po' di risposte alle domande che ci sono state, l'ottimo intervento del nostro amico Massimo, ma soprattutto cominciamo a dire due cose. So che tu ci tieni, come me, ovviamente all'alba di un'altra ennesima, per fortuna, giornata per la vita, anche a ricordare alcune persone, quindi le cominciamo a ricordare. Ma poi ti voglio anche chiedere, ho saputo che sta uscendo un tuo libretto sul post-aborto, perché per chi non se lo ricorda, ma Cinzia è molto attiva nel parte del suo volontariato, della sua professione, proprio per aiutare nel post-aborto, tra le pochissime in Italia, quindi tantissime mamme e papà che a lei si rivolgono
dopo un aborto, e quindi anche qualcosina su questo libretto ce lo devi dire quando esce, dove possiamo trovarlo per continuare anche a questo percorso di formazione che anche grazie a Radio Mater ci consenti di avere, ecco. In queste due cose vorrei un attimo cominciare a metterle anche il ricordo di alcune persone che nella tua, nella nostra vita sono state significative. Beh, intanto ti ringrazio per questo ricordo della memoria, no? Perché ogni tanto ci sono le giornate della memoria anche dei pro-life. Intanto oggi vorrei che tutti facessero una preghiera per l'86esimo compleanno dell'ingegner Mario Paolo Rocchi, che è stato uno dei fondatori del Movimento per la Vita e soprattutto l'ideatore di Progetto Gemma. Oggi compie 86 anni, l'ho sentito proprio questa mattina insieme con la sua moglie Anna Maria e mi ricordava alcune cose che abbiamo vissuto insieme, quindi non posso non ricordarlo proprio per un tributo della memoria, perché noi sappiamo che il progetto Gemma, di cui ci sono documentazioni fotografiche, no, anche davanti alla tomba di Santa Giovanna Beretta Molla con Sua Eccellenza Monsignor Squians, poi Giuseppe Garrone, di cui abbiamo già ricordato la salita al cielo al padre il 3 febbraio prossimo, il Silvio Ghielmi, che probabilmente ci sta anche ascoltando, e poi appunto l'ingegner Mario Paolo Rocchi e penso e Francesco Migliori, che avrebbe appena compiuto un bel po' di anni il 21 gennaio scorso. E quindi questo mi sembra veramente un tributo alla memoria di una lunga amicizia, non solo umana ma anche spirituale, perché io nasco da quell'humus pro-life senza compromessi, del non politically correct, del volare alto, per quello che quando leggo anche alcuni quotidiani attuali, sedicenti cattolici che vogliono propugnare delle dimensioni cattoliche, riprendendo la battuta di Massimo Micaletti, fra il Bonino e la Baccaglini mi pare che ci sia una sostanziale differenza. E spero e auguro ad Emma Bonino non solo la guarigione, ma che le mie preghiere non solo non la rimettano in una dimensione politica rispetto ai radicali, ma che la mettano davanti allo specchio rispetto a quello che ha fatto a tanti bimbi concepiti, abortiti con la pompa da bicicletta, e che sia occasione per una sua conversione. Questo io auguro ad Emma Bonino. Non una ripartita nella dimensione politica con gli stessi ideali e presupposti. Perdonatemi, ma quando leggo Forza Emma Bonino ritorna sulla scena politica, ritorna sulla scena politica se hai fatto conversione e ammenda di tutto quello che è successo prima nella tua vita, perché altrimenti faccio un po' fatica. Cinzia. Diciamo che un cartello Gesù e Emma Bonino non lo metteremmo noi, ecco. No, guarda, je ne suis pas Charlie Hebdo, je ne suis pas Emma Bonino, già faccio fatica a essere je suis Cinzia, quindi figuriamoci tutto il resto. L'altra cosa che non possiamo dimenticare, visto che l'abbiamo appena sentito, è un augurio di buon compleanno per il 4 di febbraio per Massimo Micaletti. Ah. Perché qui, vedete, quando si vuole sentire la dimensione dell'amicizia, io questo è un test che faccio sempre molto nei gruppi sedicenti cattolici o che vogliono dire della comunione, ma vi ricordate quando compiono gli anni? Perché io so che Giorgio Gibertini compleanno il 2 di ottobre, gli angeli custodi, cioè voglio dire, come si chiamano la loro mamma e il loro papà? Se sono morti, vi ricordate la loro data di morte, anche solo per essere solidali? Ecco, questo secondo me sono quei 4-5 criteri che ti dicono se sei amico o non sei amico e fino a quanto sei amico. Poi è chiaro Cinzia Baccaglini il 26 ottobre. Ah,
perché l'hai guardato su Facebook, lo so. Certo, in questo momento. Massimo. Vabbè. No, io volevo ricordare. Sei ancora, Massimo? Sì, poi ti faccio concludere, Cinzia. No, capito. Ti faccio concludere, Cinzia, poi voglio sapere se Massimo, che è fermo lì nell'area sosta dell'autostrada, c'è ancora. Ci sei, Massimo? Ci sono. Okay. Ecco. Scusa, sei paziente che facciamo finire a Cinzia, scusami, è un attimo. No, non sento nulla. Infatti Massimo si sente ancora male. Proviamo a riprenderlo, regia, se no andiamo avanti con Cinzia. Però volevo che Massimo poi deve lanciarci il convegno molto interessante che hanno lì da loro a Teramo, certo, per la giornata, certo, per la vita. Io volevo proprio fare proprio presto. Io riparto da quella musica bellissima che avete messo, no? Il tempo del germoglio lo conosce solo il mio Signore. Ecco, allora io delle volte rimango molto silente, però voglio ringraziare Maria, infermiera, e le voglio ricordare che esiste un'obiezione di coscienza anche per la 40, disgiunta da quella della 194, e a tutti gli obiettori che possono fare obiezione di coscienza sia per la 194, legge sull'aborto, che per la 40, legge sulla fecondazione extracorporea, perché ci sono delle procedure che potrebbero in qualche modo indurre a queste cose e quindi loro si possono rifiutare. A Francesca invece, Massimo, risposto da avvocato, io rispondo da psicoterapeuta: il desiderio di un figlio è legittimo e buono? Certo che è legittimo e buono, il problema sta nel come realizzo questo desiderio, se questo significa realizzarlo attraverso una fecondazione extracorporea che poi prevede la morte di tanti fratellini e sorelline, questo non è assolutamente... ovviamente non solo lecito moralmente, ma anche proprio a livello di natura. L'altro punto è questo: io sono molto solidale con tutte le petizioni, però sapete, se nella premessa delle petizioni online cartacee non c'è una dichiarazione di principi chiaro, a me le parcellizzazioni dell'utero in affitto, per esempio, non piacciono. Perché l'utero in affitto è l'ultima di una serie di catene che poi portano comunque e lasciano in base la fecondazione extracorporea. Perché l'utero in affitto no, perché è eterologa, eccetera, eccetera, vabbè, allora cosa importa se però io prendo gli ovuli da un'altra parte e li impianto nella donna cosiddetta biologica. Quindi non è l'utero in affitto di per sé, è proprio la dimensione a priori che bisogna guardare. Perdonatemi, ma io non voglio volare basso con i miei piccioni di pioggia, voglio che la gente capisca che il problema nasce dalla tecnica e quindi dalla tecnica della fecondazione extracorporea. Altra correzione sul discorso, sì, dei bambini, adozioni e affido, perché tante volte si parla di quelli che sono in orfanotrofio, purtroppo quelli che sono in orfanotrofio in casa e famiglia non hanno tutti la diciamo così la legittima della patria umana potestà, e quindi sono lì in attesa di giudizio, quindi ce ne sono pochissimi che sono adottabili, e tra l'altro anche con la clausola se non ti piace lo riporti indietro. In realtà, se tanti bimbi che invece vengono abortiti venissero partoriti, perché c'è una legge in Italia che lo permette in anonimato, ecco, questi potrebbero andare in adozione. L'altra cosa che veniva da Massimo era il discorso di Papa Francesco. Non dimentichiamoci che Papa Francesco ha detto sulla dimensione della fertilità, della responsabilità, niente di più e niente di meno che quel vetuperato documento Umane Vite di Paolo VI, ha detto fin da quegli anni: Umane Vite, in Donum Vite, Evangelium Vite, Dignitas Personae. Ma qui bisogna ricominciare dall'ABC anche nei fedeli, nei sacerdoti. Vorrei semplicemente concludere con quello che tu mi hai chiesto. Sì, è in uscita la metà della prossima settimana un mio libretto. Attenzione, non è una dimensione prettamente scientifica, è un testo che ho voluto e mi hanno chiesto volutamente divulgativo. Il titolo è 50 domande e risposte sul post-aborto, ovviamente all'interno dell'ortodossia, quindi della cattolicità, apostolicità romana,
chiunque vorrà in qualche modo riceverlo può far riferimento al sito www.generazionevogliovivere.it, ripeto www.generazionevogliovivere.it. Ti dico neanche che non so manco quanto costa, perché io non riceverò alcun diritto di copyright, perché tutti i proventi di questi libri saranno utilizzati per la ristampa degli stessi libri. Io più di così, nella dimensione della gratuità rispetto anche alla mia vita, che tu ben conosci, certo, essere spesa certo per la vita, non posso fare. Qui appunto concludo, però ripeto, 50 domande e risposte sul post a bordo www.generazionevogliovivere.it, e poi chiedete i numeri via mail, via sito e questo. L'altra cosa ed è l'ultima è questo: io auguro una buona giornata per la vita a tutti, ma ricordo a tutti e in primi a me stessa, che sono in trincea, che la giornata per la vita è la prima domenica di febbraio, è solo una giornata come tante altre, e invece la difesa della vita, dei nascituri e dei morituri è quotidiana, feriale, gratuita e sempre ovviamente formata, presente e soprattutto caritatevole nella dimensione intellettuale e spirituale prima ancora che materiale. Certo, grazie, grazie Cinzia, stai con noi davvero gli ultimi 10 minuti, proviamo a vedere se c'è qualche altro ascoltatore allo 031 646 000, sms 331 79 14523, email diretta a @radiomater.org. Ritorniamo da Massimo in autostrada. Massimo, ci sei? Sì. No, mi bene, prima mi hanno detto che ho fatto dei problemi. Purtroppo io più di così, questo è il punto. Grazie tantissime. E senti, a Teramo, parlaci del convegno che ci sarà a Teramo per la giornata per la vita. Adesso fa la marchetta. Allora, a Teramo ci sono due belle cose da dire. È proprio in occasione della giornata per la vita. Cominciamo alle 15 un bellissimo paesino vicino a Teramo, diocesi celebra per la vita, che non a caso a Teramo è stata, diciamo, integrata con la mia famiglia, proprio perché tu sei il nesso della famiglia, della vita, della famiglia naturale, dell'accoglienza della vita, che è la famiglia. È la famiglia fondata sul matrimonio, sul sacramento, poi nella sede naturale, sulla famiglia naturale, è quello fondato sul sacramento, perché la natura umana è quella di essere figli. Quindi anche nella famiglia dei figli di Dio, anche nel sacramento dei figli di Dio, anche nel matrimonio dei figli di Dio, non c'è matrimonio senza sacramento, in parentesi. Nell'ambito di questa giornata ci sarà anche il trattato Giovanni Mori, che verrà a parlarci della sua esperienza di vita, e anche del suo libro, che è appunto Nel nome del Padre, una persona, infatti, un saggista che molti conosceranno, se non conoscete, andate a vedere su internet chi è, che è un padre di famiglia, uno sposo, un convertito, che può veramente dare tanto a chiunque voglia conoscere la sua storia. Dopodiché, dal 1 febbraio partirà un ciclo di incontri di bioetica, c'è stato anche l'anno scorso, quest'anno lo facciamo partire, di 4 incontri, di cui anche la stessa Cinzia ci sono diverse problematiche della vita. Ora io volevo solo aggiungere una minimi su quello che ho detto finora per quanto riguarda il discorso della parcellizzazione. È vero, cioè, dipende molto, siccome la situazione attuale è veramente, verrebbe da dire, emergenziale, cioè ormai le aberrazioni si seguono una sull'altra, a cercare di limitare i danni. Quindi prendiamo la peggiore, scagliamoci contro la peggiore e le altre qualcuno ci prenderà. Noi dobbiamo portarci adesso, perché se una pianta ha dei rami stili, noi dobbiamo legare la pianta, dobbiamo darla, dobbiamo abbellirla. E la vera mala pianta su cui è in linea l'utero affitto è l'aborto, è la vera mala pianta, la codificazione dell'uomo, la vera mala pianta che viene l'aborto, è il divorzio, è la codificazione dell'uomo. Non si può essere favorevoli al divorzio, cioè ad essere contrari all'aborto, non si può essere favorevoli al divorzio, è contrario all'utero in affitto, c'è la contraddizione interna. O ci
pensiamo con dolore, ripensando tutte le nostre scelte personali, le nostre scelte anche di vita, a fondare, alzare lo standard della tutela della vita, ripensando vita e famiglia, o se continuiamo a, come dire, a lucidare mentre si affonda, non arriveremo da nessuna parte. Brutto metterla in questi termini, perché io capisco che ci sono persone che ci credono e ci scommettono su questo, qua io certo, certo. Sforzo, però se non ripensiamo tutto, se non ripensiamo tutto, tra uno, due, tre anni saremo ancora qui. Come è stato per la legge 40, il prototipo dell'etica dell'eliminazione del danno è stata la legge 40 e prima ancora la disavventura del 1994. In questa stessa ottica, sull'attivizzazione. Limitiamo questa aberrazione e poi le altre ci penseremo. Noi ci ritroviamo quelle altre, qualcuno deve pensare e non si sa chi deve pensarci. E in più le altre aberrazioni che volevamo limitare sono tutte quante. Perché certo. È un problema difficile, che facciamo con sudore, impegno, poca vergogna, tra virgolette, c'è un imbarazzo di dire queste cose, e lo affrontiamo. A mio modo, solo in questo modo, ripensando radicalmente la cultura, per questo la Chiesa non si giunge mai alla prospettiva della vita della famiglia, perché è una cosa unica, tutt'uno. Noi guardiamo per comodità di studio, ma sono la stessa cosa. Certo. Massimo, grazie e buon rientro, buon viaggio, buona giornata per la vita. E ti salutiamo al volo, prendiamo una ultima telefonata, Margherita da Roma e poi a conclusione con Cinzia. Ciao Massimo, grazie. Margherita, buonasera. Buonasera. Sono con la mia Santa Radio. E vorrei dire che da tanta conclusione che c'è in giro, poi che riguarda la vita, ci sono gli illuminati, quindi le tenebre sono più accorti a studi di luce. Ecco, questo mi viene da ripetere, mi viene da pensare. Ma è vero che proprio i figli delle tenebre, mi sto ascoltando di coppie di cose, sono metallizzato anche in base appunto alla vita, e proprio di tanta parte. E proprio le storie che voleva dire, fare con il che figli come sono io. Il padre, secondo il mio modesto, voglio dire questo. E ogni giorno, non i figli, hanno fatto gatte, andate avanti, arrangiate. L'uomo non può trattare i figli come i conigli. I figli si fanno con la ragionevolezza dell'anima, del cuore, della mente, con tutto l'impegno e la vita. Il senso che prima e la vita dal suo sorgere al suo tramonto è stata presa per mano dalla carità, dalla misericordia, dalla tenerezza. Tutti il Santo Padre parla sempre di tenerezza, perché nella tenerezza c'è l'accoglienza della persona e l'accoglienza alla fine nella pienezza della vita. La vita non è quella che si parla nei barattoli, come se l'uomo fosse un paio un dato di roba varia, con tutto il rispetto per le bestie che vi ha creato, ma lui è in mano di Dio, o lo accoglie dal suo nascere, dalla sua bocca, dal sorgere al suo tramonto, oppure tu hai svilito la vita, hai distrutto l'umanità. Questi sono i fattori della disumanizzazione, disumanizzano l'umanità, però loro, questi turbini, tutti della tenebre, i figli loro se ne fanno. Bene, Margherita, grazie, le rispondiamo in diretta. Devo concludere perché il tempo, mancano 5 minuti ai prossimi programmi di Radio Mater. Amabile da Brescia, velocissima, Amabile, buonasera. Io dico questo a tutti i diritti, a tutti i diritti, a tutti i diritti. Però siamo stati messi a pensare ai diritti dell'altro, ai nostri problemi, perché lui si arriva a fare i suoi diritti. Grazie amabile anche a lei, grazie di cuore. Devo essere maleducatamente moderatore e quindi tagliarvi tutti. Grazie per essere intervenuti, chiudiamo con le dirette, con i messaggi. Grazie tantissimo Elisabetta in radio. Cinzia,
Andiamo concludendo, 4 minuti, i saluti, grazie, anzitutto grazie per questa serata, per il libretto che uscirà presto, di cui ne riparleremo anche assieme. Chi lo vuole allora su generazionevogliovivere.it può farne la richiesta. Libretto sul posta botto, altra tematica importantissima di cui abbiamo parlato. Ma Cinzia, abbiamo già fatti, buona giornata per la vita allora, tra poco. Certo, anche a te carosissimo Giorgio, volevo solo dire 3 cose molto semplici. La prima, giornata per la vita di Ravenna. Noi ci siamo astenuti da questo lunedì, che ovviamente molte associazioni sono impegnate, parlo di Ravenna, nella giornata per la vita, però non dimentichiamoci che online, anche sul sito della diocesi Ravenna Cervi, una delle poche arcidiocesi che può contare su un modulo di bioetica che ormai si ripete da anni, stiamo facendo ben 5 conferenze, quindi abbiamo toccato l'aborto, abbiamo toccato la dimensione dell'eutanasia, parole e fatti, e lunedì scorso la fecondazione extracorporea, adesso pausa per la giornata per la vita, poi il 9 io farò ovviamente una conferenza sul post aborto e post fecondazione, e poi il 16 Don Cristo Cerasa su misericordia e giustizia nella difesa della vita, perché è un altro capitolo che diaconi, accoliti, laici e sacerdoti devono in qualche modo conoscere. E se prendiamo la dichiarazione dei vescovi del 78, dice appunto che i sacerdoti devono essere formati a questo, quindi invito anche, perché ci saranno anche gli audio proprio nel sito della diocesi, tanto di fotografie, quindi il nostro servizio lo facciamo. La seconda cosa è questa, io non ho ascoltato bene, devo essere onesta, non ho sentito bene le domande degli interventi, gli ultimi, però mi pare di aver capito questo. Noi dobbiamo distinguere molto bene. La Chiesa, diciamo, è madre. Ci ha messo zampina anche stasera. Vabbè, ma tanto quello è sempre molto interessato alle nostre cose. Quindi noi dobbiamo chiaramente dire che la Chiesa sì, è madre, cioè accoglie tutti, accoglie le fragilità e accoglie, però quando si devono fare trasmissioni, conferenze, scrivere articoli o fare, io penso che sia prudente il consiglio di San Tommaso che abbiamo ovviamente festeggiato qualche giorno fa, cioè la Chiesa deve essere maestra, deve dire quali sono le vie, poi è chiaro che deve essere anche madre rispetto alle persone, alle situazioni particolari, però deve essere maestra, deve dire le cose come stanno, e poi ovviamente insieme con lo Spirito Santo si adatteranno alle persone e alle gradualità della maturazione delle persone, però noi non possiamo prescindere da quello che è l'annuncio della Chiesa Madre. E vorrei concludere proprio con la stessa lettura che guarda caso viene anche oggi, perché la parola del Signore è viva ed è efficace, la seconda parte della lettera agli Ebrei di oggi, che dice: non abbandonate dunque la vostra franchezza, alla quale è riservata una grande ricompensa. Avete solo bisogno di perseveranza, perché, fatta la volontà di Dio, otteniate ciò che vi è stato promesso. Ancora un poco, infatti, un poco appena, e colui che deve venire verrà e non tarderà. Ecco, io mi auguro solo che la mia vita spesa per tutti i bimbi concepiti, affinché siano accolti, vedano la luce, giungano a dare gloria al Signore, mi accolgano nella fine della mia vita davanti al trono dell'Altissimo, così come lo spero per ogni pro-life che in questa giornata per la vita si adopererà in mille modi. Grazie, e con queste parole non esiste miglior conclusione. A Cinzia Baccaglini, a tutti voi buona giornata per la vita, agli ascoltatori buon proseguimento con il palinsesto di Radio Mater. Buonanotte a tutti.
nessuno viene al mondo per sua scelta. Non è questione di buona volontà, non per meriti si nasce e non per colpa. Non è un peccato che poi si sconterà. Combatte ognuno come ne è capace. Chi cerca nel suo cuore non si sbaglia. Hai voglia di dire che si vuole pace. Noi stessi siamo il campo di battaglia. La vita è un dono, legato a un respiro. Dovrebbe ringraziare chi si sente vivo. Ogni emozione che ancora ci sorprende. L'amore è sempre diverso che la ragione non comprende. Il bene che colpisce come il male, persino quello che fa più soffrire, è un dono che si deve accettare, condividere e poi restituire. Abbiamo trasmesso Accogliamo la vita a cura del dottor Giorgio Gibertini, presidente del Centro di Aiuto alla Vita di Roma. Il tema trattato questa serata è stato Solidali per la vita. Grazie per l'ascolto. Né mai si comprerà. E se faremo un giorno l'inventario, sapremo che per noi non c'è mai fine. Siamo l'immenso ma pure il suo contrario, il vizio assurdo e l'ideale più sublime. La vita è un dono legato a un respiro. Dovrebbe ringraziare chi si sente vivo.